Lo Sport, in collaborazione con Abitare a Bosco Marengo. Abitare si occupa esclusivamente di cucine. Qui ogni cosa è a tua disposizione per aiutarti nella scelta. La nostra è una storia di serietà, competenze, passione. Penultimo test di pre-season per la Junior Casale, che a meno di due settimane dell'inizio ufficiale della stagione in A2 ha affrontato Brescia in trasferta. I rossoblu, privi del play titolare Tomassini, hanno perso 83-72, in una gara equilibrata fino all'intervallo lungo, chiuso dai Monferrini sotto di una sola lunghezza. Al rientro dagli spogliatoi, i lombardi hanno alzato la qualità del proprio gioco, allungando nella terza frazione e controllando il punteggio nell'ultimo quarto. Per coach Ramondino sono arrivate buone indicazioni, soprattutto da Blizzard, autore di 16 punti e miglior marcatore dei suoi. In doppia cifra anche Bray, De Nicolao e capitan Martinoni. Abbiamo preso due parziali clamorosi, uno dopo la metà del secondo quarto e uno all'inizio del terzo, ha commentato il coach rossoblu Ramondino. La squadra ha fatto fatica a giocare sotto controllo in una partita in cui mi sembra che Brescia non abbia spinto più di tanto. Dobbiamo acquisire solidità e continuità, evitando giocate superficiali ed evitando soprattutto di farci trascinare dal ritmo della partita. Una presa di coscienza necessaria per la Junior, che sarà impegnata domenica nella prima stagionale al Palaferraris. Avversari saranno gli Sharks Antibes. Intanto, nei giorni scorsi, le due squadre della provincia impegnate in A2, Casale ed Ertona, erano a Roma per la presentazione ufficiale della stagione. I due team sono stati premiati nel Salone d'Onore del CONI per la longevità societaria, un traguardo riservato solo a poche formazioni in categoria. Premio speciale anche al direttore generale dei rossoblu, Marco Martelli, riservato al miglior dirigente della passata stagione. Lo Sport, in collaborazione con Abitare Kitchen Store, solo cucine, nessun'altra distrazione. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco Tortona, piastrelle, parquet, arredo bagno, stufe, caldaie, caminetti pellet. Il servizio è il nostro miglior prodotto. Offerta prestagionale. Stufe a pellet, compra d'estate per restare al caldo d'inverno. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Per adottare a distanza non serve andare lontano. Con meno di un caffè al giorno puoi sostenere un bambino. Con la Fondazione Aiutare i Bambini puoi dare il tuo sostegno non solo a un bambino di un altro paese, ma anche a chi vive in Italia. Si chiama Adozione in Vicinanza e bastano solo 15 euro al mese, meno di un caffè al giorno. Per info www.aiutareibambini.it. Scopri subito come bello accompagnare un bambino nella crescita.